Salutiamo anche lei. Come si chiama? Johnny. Vabbè, che ho dei problemi di identità seria. Vabbè, chi ascolta, saluti. Volete il microfono? Non volete? Fate voi. Tutto bene. Meglio. Allora, dai, finisci la presentazione. Chi c'è? No, va bene, io ho finito la presentazione. Oh, bravo. Allora, salutiamo Alice, se c'è, non lo so. Ok. Grazie. Allora, diciamo che proviamo a stare... Perché compagnia? O sì, no, no, sono contento, il clero è sempre utile. Grazie. Abbiamo sentito. No, e starei sul titolo che abbiamo deciso. Noi siamo comunità. È un titolo abbastanza complicato oggi. Cioè, è complicato vivere questo titolo. Per due ordini di motivi. Il primo perché oggi l'immaginario umano della dimensione umana, uomini, donne, con tutte le varianti ormai sessuali, diciamo, previste nel ramo, è di natura individuale. Cioè è molto scontato oggi, è proprio un mito, quindi non è neanche pensato, è prepensato, è che noi siamo individui. Ecco, io contesto alla radice questa affermazione, non solo dal punto di vista antropologico, ancor di più in un consesso del genere fatto di battezzati. Noi non siamo individui, noi abbiamo una individualità, ma noi siamo persone. La persona non è l'individuo, cioè non è la sua carta d'identità, non è le sue caratteristiche. In tempi di individualismo invece si pensa esattamente così. Mi è più facile partire dalla questione del battezzato, no? Quando siete, vi hanno battezzato, ci hanno battezzato, vi hanno battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè noi siamo a immagine non di uno, di uno e tre. Noi non siamo semplici monoteisti, Capito, cristiani? Noi siamo trinitari, E quando si dice che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, siamo mica fatti a immagine e somiglianza di uno, inteso come individuale. Arabo oggi questo, Arabo tra i cristiani. Ma tant'è vero che come insegna il linguaggio, non solo il linguaggio indoeuropeo, ma il linguaggio di praticamente tutte le culture mondiali, i pronomi personali sono sei, Pronome personale, cioè prima del nome Johnny c'è il suo pronome singolare, io, tu, egli, quindi già al singolare io sono tre, ma nel mio pronome personale c'è anche il plurale, noi, voi, essi, noi è persona, non è persone, prima persona plurale. Quando lui ha detto i bergamaschi, il Johnny è anche i bergamaschi, così come domani alle 6 sarò gli interisti. No, non voglio che capite bene, guardate che questo è arabo, è nel vissuto di tutti noi, perché ognuno di noi immagina di essere il suo io, non c'è niente di più folle che immaginarsi di essere il proprio io. E infatti siamo una società di matti, completamente di matti. Il motivo perché non si fanno i figli è questo. Di matti. E dire comunità, qui lo voglio dire chiaro anche ai miei amici preti, non è dire noi. La prima persona singolare e la prima persona plurale sono quelle che generano più disastri nella storia dell'umanità. Il noi in questo momento sta generando almeno 22 guerre al mondo. Mai di due settimane fa. Lo scontro tra l'Ucraina e la Russia è uno scontro tra noi. Noi ucraini, noi russi. Lo scontro in corso in Israele è uno scontro tra noi. È chiaro? Quindi il noi, state molto attenti, è pericolosissimo noi. Quando ad esempio dice noi parrocchiani, io mi tocco i coglioni.
Niente di più pericoloso di avere i parrocchiani. Gli abitanti di una parrocchia non sono i parrocchiani, sono quelli che vivono in quel territorio lì, in quello spazio, in quel tempo lì. I parrocchiani è una categoria del noi assurda. Così mi capite meglio. Ma non sarò leggero, né, perché io a 60 anni mi sono anche stufato di fare le retoriche. Cioè, e siamo di fronte a cose pericolosissime, bisogna svegliarci, battezzati belli, bisogna svegliarsi. Vabbè, stare lì appoggiati sui propri risparmi bancari, sulla propria casetta, sul proprio piccolo comfort da sessantenni, settantenni, ottantenni, immaginando di vivere fino a 100 anni, belli, sani. Questo qui è il diavolo, né? È il diavolo, il diavallo, il separatore dalla realtà. La realtà dice che il mondo sta andando male. E noi ampiamente contribuiamo. Johnny Dottio ampiamente contribuisce. E quindi bisogna svegliarsi. La prima questione, appunto, è che se siamo comunità, siamo l'incontro di almeno 6 pronomi. Noi siamo comunità perché siamo persone e le persone sono sia singolari che plurali. La comunità non è nient'altro che l'incontro dei pronomi plurali. Noi, voi, essi. Questa è la comunità. Chi non può dire noi senza dire voi e non può dire voi senza dire loro. Qual è invece il problema che da almeno 100 anni è diventato sempre più evidente dal punto di vista relazionale? Che le uniche cose che si riconoscono sono l'individuo astratto, completamente astratto, sempre più astratto, appunto l'io. Ma io vorrei che ci troviamo in una stanza di là a parlare del nostro io. Cioè, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Di un ferito, di un peccatore, se devo usare le categorie classiche della nostra religione, no? Di un peccatore, di un ferito, di un poveretto. Il mio io è un poveretto. Ma proprio stabile nel poveretto fino all'ultimo minuto. E certo, senza la croce non c'è la comunità, ma non intesa come professione di catechismo religioso, intesa come consapevolezza dell'essere figli della vita, volete che faccio il laico, della vita, del mistero di qualcuno che mi ha preceduto, di un papà, di una mamma. Quindi voi avete l'individuo, questo benedetto io, così non so voi come state, io onestamente a 60 anni quando lo trovo dico, guarda, sta un attimo ancora da parte, che sei un gran casino io del giorno. Chi non perde la propria vita non la trova, quindi questo. E dall'altra parte abbiamo un punto, no? L'idea è, tu devi essere il tuo io, forte, potente, sempre bello, sano, fino alla fine, non devi mai cedere, devi saper competere, anche sulle imprese, faccio l'imprenditore, hai tante cose da dire da questo punto di vista. Ci schiantiamo così semplicemente. E quindi da qui viene tutto l'apparato tecnologico. La tecnologia che è la trasposizione moderna della tecnè. La tecnè, tecnologia, tecnè logos. Il logos della tecnè. La tecnè non ha più nulla ormai di artistico. Ricordo che la parola greca conteneva contemporaneamente tecnica, strumento e arte. Uno scultore era la tecnè, un dipinto era la tecnè, un'architettura era la tecnè, un abito era la tecnè. Quella parte artistica ormai è diventata un'altra cosa, no? Gli artisti sono, vabbè, quelli un po' fuori, che quando dobbiamo un attimo distrarci, come la religione, una roba privata l'arte, appartiene all'estetica, no? Invece la produzione, la tecnica, la roba, quella dove si fa il business, una roba seria quella lì.
E dall'altro il logos, che anche qui si è ridotto, il logos greco non era semplicemente, non era il mio pensiero, era il pensiero che attraversava l'uomo. Nessuno poteva possedere il logos, tantomeno la tecnica, pensate in tecnologia, oggi addirittura abbiamo l'intelligenza artificiale, cioè siamo andati da tutt'altra parte. Noi abbiamo ridotto il logo sostanzialmente ad analisi, separazione della realtà, quantificazione, moltiplicazione, con l'idea che così controlliamo la realtà. Da lì viene il mercato moderno capitalista, produzione e consumo. E da lì viene la nostra idea di economia, che sono i consumi quelli che sostengono l'economia, che è un altro pensiero da malati di mente. Lo ripeto, da malati di mente. Perché non c'è un'economia nella mia famiglia. Per far andare avanti la famiglia Dotti Rovelli dobbiamo alimentare i consumi. Non c'è un'economia nella relazione con mio papà e la mia mamma che sono morti. Non c'è stata un'economia. Non c'è un'economia nella mia amicizia con il mio amico Paolo. Economia, nomos de loikos. Ordine della casa, gerarchia di valori, vado avanti. No, l'economia è che il PIL deve crescere e per crescere devono crescere i consumi e quei consumi tirano la produzione. Pensiamo tutti così, né? Capite? Quando voi accendete la radio, quando... ma io sono allibito. E il primo problema dei battezzati è essere svegli. Se no è meglio non parlare di comunità. Essere svegli. Si chiamava discernimento, non so, voi qualcosina, non dove si parte oggi, mi sembra. Oggi se ne parla di nuovo, se ne parla. Se ne parla, grandi linee, ruminazio, grandi linee. Essere svegli, cioè guardare la realtà, osservarla, farsi provocare dalla realtà. Se no da dove viene la vocazione cristiana, se non dalla provocazione della realtà? La vocazione non è che ce l'hai successo, e pensi al tuo io e dici adesso troverò la mia vocazione nella vita. No, no. Vocazione è intesa come elemento esistenziale, non il prete, la suora, la monaca. Vocazione di padre, di madre, di imprenditore, di insegnante, di bianchino, di portatore di tubi. Vocazione. Se siamo battezzati noi crediamo che non c'è esistenza senza vocazione, no. E loro ti dicevano, noi siamo cooperatori con Dio nel mondo, tutte queste storie qui, che cosa vuol dire? Ma è vero, è una roba pazzesca, cioè la roba del battezzato è bellissima. Che ripeto, non è appartenenza alla setta dei cattolici, secondo l'anagrafe sociologica che ogni tanto l'Istat tira, né? È l'entrare nell'avventura della generazione del mondo con Dio. È un altro film, Non vale la circoncisione il battesimo, Sapete, no? Il dibattito che venne fatto al periodo degli Atti degli Apostoli, no? Il primo papa, che era un ignorante, che era Pietro, poveretto, cioè Pietro. No, io sono contento che Pietro simbolizzi l'istituzione. Vuol dire che c'è spazio per tutti. Se, no, Pietro non capiva un cazzo, proprio niente. Non l'ha capito prima, non l'ha capito dopo. No, ma proprio potrei citarvi tutti i passaggi del Vangelo, Niente capito, tanto è vero che il grande tradimento non fu di Giuda, ma fu di Pietro, ricordatevi. C'è un passaggio pazzesco quando Pietro non vuole che Gesù si immoli, no? E lui, Gesù lo chiama Satana, Satana. Non il gallo, vabbè, poverino, era come di Bergamo, no? Si cagava un po' sotto, cioè, capito? Dice, cazzo, qui devo salvare il culo, no? No, lui non aveva capito niente di Gesù, niente. Eppure ti diventa papa. Per cui io quando vedo un sindaco rincoglionito, quando vedo il Johnny rincoglionito come padre, ho molta compassione. È passato Pietro. No, ma meno male. Cioè, è importante sentirsi dei coglioni strutturali, perché sennò uno si monta la testa, hai capito? Invece è buona cosa sentirsi questa deficienza ontologica che ci aiuta a dire, oh Signore, che bello. Posso cercare qualcuno che mi aiuti. No, che è il principio della comunità, dopo ci arriverò.
E dici, no, appunto, tu hai questo individuo lì, perso, nel niente, sempre più sollecitato ad avere volontà di potenza, sempre più performante, no? Che deve avere gli skill, i tools, il know-how. Nelle scuole farei una polemica sulle scuole. E tutti devono essere preparati a questa competizione della vita. Tra l'altro la parola competere vuol dire correre insieme, né? Mica ho dichiarato devi far fuori, cioè. Se uno arriva primo è perché uno è arrivato secondo. Se non c'è il secondo, non c'è il primo, eh. No, ma dico, ma basterebbe un attimo di buon senso, quindi vabbè, ogni tanto arrivi primo, vabbè. Invece oggi devi correre a 9,55, se no sei un cretino. Se corri a 15,20 di 100 metri, sei un cane. Ma chi l'ha detto che bisogna correre a 9,55? Chi l'ha detto che la velocità è il principio di valore? Chi l'ha detto? Il mio noce davanti a casa mia. E non è che se faceva le noci al secondo mese era meglio, eh. Aspettare 7 anni? 7 anni. E a volte anche di più. Invece no, eh. Serve un noce che al 7° giorno, tac, faccia le noci. Quello lì vale. Noi abbiamo spaccato qualsiasi ritmo dell'essere, qualsiasi ritmo in nome della potenza dell'io. Che guardate, è l'inizio della Genesi, né? Questo è il peccato originale, né, cari. Essere come Dio. Ma i battezzati sono molto di più, sono figli di Dio. Non hanno la pretesa di essere come Dio. Noi siamo figli di Dio, pensate che roba. Bellissimo, grazie. Ma molto di più, ma come Dio, cosa fai? Devi far su il film. Come Dio, così come sei. Figlio di Dio. E capisco a volte l'incazzatura di Lucifero. Voi sapete perché Lucifero lo buttarono giù? Che si incazzò, no? Perché disse, ma come? Lucifero? Luce vuol dire, fatto di luce. Io ti amo, Signore, ho fede in te. E tu preferisci un pezzo di merda come Johnny? Io sono perfetto. E come Dio, Lucifero è. Invece guarda il prete, che può vedere. Cioè questo qui a fare ancora il prete nel 2023, deve passarne di tutti i colori, appunto in interiore. Farà le discese ardite, le risalite di Lucio Battisti, di sicuro. Cioè. Eppure è più amato degli angeli. Pensate che roba. Noi. È per quello che il battezzato, tra virgolette, non deve aver paura della paura. Forse in Occidente non ci sarà più la Chiesa cristiana. Anzi, secondo me, molto probabilmente, a breve. Allora, bisogna suicidarsi prima? Ma no. Rinascerà in Mongolia, che ne so io, in Sudafrica. Io devo vivere fino in fondo la mia vita di dramma, di gioia, di dolore, da uomo battezzato, qua, adesso. Ma senza aspettarmi che allora chissà cosa succederà qua, può darsi che qua non succederà niente, malgrado tutte le nostre comunità energetiche, questo tentare di ritenere su le parrocchie che non stanno su neanche con lo sputo. Questa idea delle pastorali che hanno ancora le diocesi, ma io a Zuppiglio l'ho appena detto, ma voi siete malati di mente. Pastorale del lavoro, pastorale della salute, pastorale della famiglia, pastorale di... Cioè, modello Fiat anni 70, qui facevi le viti, qui facevi i bulloni, qui facevi le rondelle, qui facevi, esternalizzavi, qua. Ma non si può nel 2023 segmentare le pastorali. Noi siamo ancora lì invece, capite? Quindi figuratevi, così come il Signore diceva prima, ma sulla natalità, ma non c'è più niente da fare, nei prossimi 50 anni la partita è chiusa. Se tutti qua, i battezzati, anche sessantenni, si mettono a trombare improvvisamente per dare figli, non succede niente. Le curve demografiche per 30 anni ormai sono bloccate. Chiaro? No, ci sarebbe da disperarsi, quindi voglio sentire che sentite quasi la disperazione.
la disperazione. Non si sposa più nessuno, belli. Sono 3 anni, anzi dal 17, 17, 18, 19, poi c'è stata la pandemia, 20, 21, 22, che il numero dei matrimoni è inferiore al 1943. Vi faccio memoria storica, nel 43, matrimoni civili e religiosi, sommando i civili e i religiosi, nel 43 c'era la guerra, aggiungo, c'erano i bombardamenti, aggiungo, non c'erano gli uomini. Ecco, nel 43, cari astigiani, ci sono stati più matrimoni che in tutti questi anni qua. Ma vi chiedete perché? Battezzati? Ma aggiungo, l'età di uscita da casa. Non cito Asti perché so che voi tra i tartufi, le robe così, chissà cosa fate. Dalle mie parti e tutto il resto d'Italia si esce di casa quasi a 35 anni, cioè sessualmente morti. No, cari. Vado avanti, cioè se io guardo i dati, mi faccio provocare dalla realtà, ma ti viene, se ti senti individuo, ma ti chiudi in casa e ti attacchi al cellulare, e ti fai un avatar su Meta di come sarebbe più bella la vita, oppure ti rinchiudi come fanno i miei amici conservatori tradizionalisti cristiani e confondi la tradizione con l'antiquariato e cominci a dire: ah, che belli i vecchi tempi. Ah, quando ero giovane io. Ah, quando c'era quel prete vero, non questo qui di marrone con le scarpettine così. Ma cos'è? Ma metti su almeno un cappellino, cazzo, fatti vedere, no? Ah, quando facevamo le processioni con la Santa Addolorata Maria Vergine, e allora sì che la gente si sentiva, quella era la comunità. Ma davanti, ecco, quello lì non è la tradizione, quello lì è l'antiquariato. La tradizione è una parola seria. Ma anche i miei amici tradizionalisti sono nichilisti ormai, come tutti. Le parole non pesano più nulla. Si utilizzano a seconda del proprio vantaggio individuale. Lo fanno tutti i politici, volete che non lo facciamo noi. Lei ha detto questo quel giorno, ma no, quel giorno scorreggiavo, non ero assente. No, ma no, manca il contesto della frase, giusto? Pensate ai ragazzini, cosa introiettano dal punto di vista del senso della vita? Il nulla, eh? Per noi poi, che siamo la religione della parola, in principio era il Logos. Noi siamo la religione della parola e non ci sono quelle parole. Ci sono solo termini che indicano momentaneamente, questo è un tavolo, questa è una finestra, nel 1200 si chiamava nominalismo. Mentre la parola è simbolo vivente, è il simbolo dell'uomo la parola. E la parola, come la persona, è un incrocio di relazioni. La parola per esistere, per vivere, per uccidere anche, come dice Gesù, ricordate che in Luca c'è scritto che dovremo rendere conto di ogni parola, pensate io che fine farò, uscita dalla nostra bocca. Giusto? Certo, perché parola è parlante, ascoltatore, significato, significante, suono e silenzio. E 5 cose la parola. Ciao. L'individuo non ha parola, ha solo termini, la persona ha parola. Perché sa che il proprio io non esiste senza il tu, e sa che il tu non esiste senza l'egli, e sa che l'io, il tu, l'egli o l'ella non esistono senza il noi, il voi, gli essi, e che ciò che collega questi pronomi è esattamente la parola. La Trinità, che ciao. Io quando avevo gli studenti in cattolica, pensate che roba, pagano tipo 10-12 mila l'anno, fanno 3 esami di teologia, poi io me li ribecco a un certo punto,
tengo un piccolo laboratorio sociologia, finché mi tollerano, perché ho avuto vari richiami, diciamo. Quando gli chiedo cos'è la Trinità, ho fatto 3 esami di teologia, mi dicono che è 3 individui, ma se lo chiedo alla metà dei preti, mi dicono che è 3 individui. Non dico, ma voi siete da cacciare via. È un'eresia questa, eh? Un'eresia combattuta, diciamo, all'inizio del primo millennio cristiano. 3 individui? Come se fossero 3 dei, capito? No? Persone. A metà della sala credo che sia sconosciuta questa cosa. Nella propria esperienza di papà, di mamma, di nonna, di nonno, di amministratore pubblico, di amico, di associato, di parrocchiano. Perché cos'è che abbiamo fatto noi negli ultimi anni? Abbiamo portato questa esperienza, che poi ci torno, di comunità in immunità. La comunità non è l'immunità. La comunità non si fa tra uguali, si fa tra diversi. E tutto il social, tutto il digitale spinge di lì. Le community che trovano i ragazzini sui social sono tra uguali. La community di quelli che gli piace Fiorello, la community di quelli che gli piace andare al mare, la community di quelli che gli piace la Giorgia Meloni, la community di quelli del PD. No, è sbagliato il nome, si chiama immunità quella cosa lì. Che è come le mafie, le corporazioni, le massonerie, i parrocchiani. Le rappresentanze oggi... sindacati, Confindustria, Confoperative, Condiretti, immunità. Le pastorali spesso sono immunità, con i loro convegni, dove c'hai i soliti cammellati che vanno da una pastorale all'altra e c'hai la gara tra i preti in curia, di quanti ce ne hai avuti, tutto, sono sempre quelli. Era il Johnny che con la parrucca viola è andato a quella della famiglia, poi ha messo la parrucca e è andato a quella dei giovani. Metà medio 89 anni, tra un po' li portano lì con la flebo. Ma sì, così, dai. Ma sorridiamo un po', no? Bisogna anche ridere, diciamo, cos'è sta roba? Ma facciamoci una bella risata. Cosa difendiamo? Chiesa in uscita, ma di cosa stiamo parlando? Oh, tanto mi invita una volta sola, poi non mi invita più, quindi state tranquilli, potete anche dire chi se ne frega quel cazzone rosso lì. Poi i rossi sono cattivi. Ormai si è finito, John. Per nomea, sono pesanti i rossi. No, perché voglio arrivare al concreto della vicenda. Se queste provocazioni, non citate solo alcune, potrei citarne... figli e nipoti, mi dite un ragazzino di 15 anni che è capace di stare una settimana senza cellulare. No. Provatemene uno, no, ma ci pensate voi? Ma la domanda è, ma di cosa stiamo parlando? Voi lo sapete che un cellulare contiene almeno 100 miliardi di dollari di ricerca militare tra gli anni 40 e gli anni 80? Lo sapete? Dato in mano, ma cazzo, quando vedo i battezzi, dato in mano uno che fa la comunione e la cresima, che non ha ancora sviluppato tutte le sinapsi, cioè noi gli diamo in mano una roba, cioè è come se voi, non so, gli date un jet, guida il jet. Eppure. No, ma poi non finisce lì, dopo 2 mesi lo cambia perché è vecchio. Ma no, ma non l'ha neanche usato per il 2%, eh. E però, cos'è l'innovazione? È la tecnologia. Andate a vedere nel Vangelo quante volte c'è scritto farò nuove tutte le cose. Ora battezzati del cazzo, mi dite che cose nuove fate. Cambiate cellulare. Fate la messa con le diapositive.
usiamo lo streaming. Tutto, è questo qui il nuovo? Capite che lo so di essere un po' stronza, però c'è anche il sole, c'è il cervino, c'è, non si può. Abbiamo qui, potremmo morire oggi pomeriggio, non è lì? Sì, E ci tocca, Non ci tocca il risultato, ci tocca l'intenzione. Il risultato non è nelle nostre mani, no? Che qui la follia del risultato. Non rischiamo più niente perché non sappiamo qual è il risultato. Dopo ci arrivo su questo punto qua, che... capite che se è così, la domanda è, capito John, ma allora la comunità, se non è immunità, cioè incontro tra individui uguali che in questo modo si proteggono dagli altri, e non entro in polemica e i negri e gli africani, che mi sembrerebbe talmente facile fare la polemica, perché viene prima il problema, chiaro, quello lì lo rende evidente di uno stallo che è avvenuto in termini di morte della comunità. La comunità cristiana è sempre pellegrina, tutte le preghiere tradizionali, salve regina, angelo custode, noi abbiamo tutte preghiere tradizionali della tradizione che ci consegnano l'esistenza come pellegrinaggio, esodo, uscita dalla schiavitù, posso andare avanti. Ma non è che ci siamo usciti, noi non saremo mai usciti fino alla fine dei tempi, questo dice la tradizione, E costantemente, esistenzialmente, noi portiamo al mondo questa libertà. Non c'hanno un cazzo da difendere i battezzati, va bene? Niente. E se per caso gli viene in modo di difendere qualcosa, stiano molto attenti perché lì c'è il diavolo. Beati i poveri figlioli, non so cosa, sbattezzatevi allora. Sì, ma ancora più pesante, poveri spirito, né? È molto più forte ancora che poveri materiali, perché vuol dire che sei ignorante, deficiente, strutturale. E devi ammetterlo davanti a tuo fratello, Non che dici, io sono cristiano e quindi so, tu non sei un cristiano. No, tu non sai niente. Ma questa roba libera la comunità. Perché cos'è la comunità? E perché siamo comunità? Non abbiamo una comunità. E ve l'ho detto, secondo me non è semplicemente... Io non so neanche se il cristianesimo è una religione, tra l'altro. Più andremo avanti, più scopriremo, diciamo, che è la scoperta del fondo del rapporto tra uomo e Dio, che quindi si può esprimere in tanti modi. Ma non entro in questa questione che... Stiamo su di noi, stiamo su di me, io non voglio farvi una lezione, come dire, sono teorica, voglio farvi capire però che se non riflettiamo un po' sulle cose, oggi siamo trascinati dentro delle robe assurde, assurde. Cos'è allora la comunità? Comunità, patrimonio, matrimonio, comunicazione. Hanno tutti la stessa radice. Munus. Munus. Cos'è il munus? Sconosciuto ormai alla modernità. È contemporaneamente dono e obbligazione morale. Contemporaneamente. Allora la comunità cos'è? È il dono e l'obbligazione morale che si fa verso l'altro. L'altro, non l'identico, chiaro? E lo si fa insieme. Contemporaneamente dono obbligazione morale, E mi viene da dire in termini economici, non è che faccio i soldi in un modo e poi dopo do qualche soldo ai poveri, no cari, Fini e mezzi vanno assieme, Questa è l'interpretazione di un battezzato della sostenibilità, Non le minchiate che sento dire. Tutto greenwashing e tutto marketing. È recuperare un pezzo di sostenibilità esistenziale tra fini e mezzi. Dono e obbligazione morale. Cos'è il patrimonio?
È il dono e l'obbligazione morale di chi? Del padre. Sarebbe interessante. Cos'è in bilancio? Il bilancio patrimoniale. Cos'è il padre? Per un battezzato non è la legge il padre, né? No. Potrei farvi molti esempi, dal figlio al prodigo al Vangelo di domenica scorsa, o di lunedì, non mi ricordo, quello del re che arriva di sera, i servi, i suoi servitori, se sono svegli, quelli dormono pure, giustamente li manda a cagare, che saremo noi, né? Qual è il dono del padre? Qual è il dono dell'autorità in termini istituzionali? Se uso il padre, diciamo, come figura simbolica dell'autorità, autorità, augere, far crescere, autorizzare, rendere autori, questa è l'autorità. E l'autorità è riconosciuta dagli altri, non puoi dirtela da te. Da te ti puoi dare il potere. Io ho il potere di essere seduto qua, presentato come una specie di bravo, e voi siete sottoposti ad ascoltare. Questo è il potere. Ma l'autorità o me la date voi, o io non ve la posso, non me la posso dare da solo. Perché l'autorità l'altro la percepisce se si sente far crescere dall'altra persona. La grande crisi nelle famiglie è questa qui, eh. La grande crisi nella scuola è questa qui, eh. La grande crisi in molte imprese è questa qui, eh. Il problema della famiglia è questo qui, eh. Non la discussione tra famiglia tradizionale e altre famiglie. La famiglia nella storia dell'umanità ha conosciuto tante di quelle forme, chiaro. Che parlate? A partire da Gesù, Maria e Giuseppe, diciamo, famiglia abbastanza anomala, eh. Un cornuto, una sedicenne e un fuori di testa, cioè. La realtà antropologica è questa. La storia dice questo. Poi la fede, appunto, la fede dice altro. La sostanza dei fatti è questa. La fede dice il padre di Gesù, invece. Perché lo dice Maria, lo dice la madre. No, tuo padre ed io eravamo molto preoccupati. Lo dice tuo padre adottivo, forse affidatario, forse in prestito, forse in affitto. No, tuo padre ed io. Perché chi è il padre? Mica quello che mette lo spermatozoo. È quello che custodisce il mistero del figlio. Gesù senza Giuseppe non ci sarebbe stata, né, cari? Questo lo dico alle donne che si immaginano ogni tanto un rapporto solo Madonna-Gesù. No, no. Il rapporto edipico è stato rotto da Giuseppe. Che ha fatto il padre. Ma su San Giuseppe potremmo fare, che per me è stata una scoperta tardiva di grandissimo valore. Ma torniamo lì, no? Allora, comunità, matrimonio, il regalo della madre, questo è il matrimonio. E l'obbligazione morale della madre, questo è il matrimonio. Per questo che il matrimonio simbolicamente comprende sempre i figli, che non vuol dire figli biologici, ma i figli, un matrimonio in sé è generativo, è materno, capite? Mette al mondo, così come è paterno, cioè trasmette una tradizione. Tradere, no? Trasmettere, tra l'altro, tradire e tradizione hanno la stessa radice, è tradere, consegnare. Ogni tradizione ha bisogno di essere tradita per essere onorata. Pensate alla storia dei santi. Pensate che la Chiesa è sempre riformanda e quindi il dibattito progressisti conservatori non esiste. È un dibattito imposto dall'esterno ai battezzati, che i battezzati bevono. Ma tu sei di cattolico di sinistra o sei cattolico di destra? Stai col PD o stai con la Meloni? Conservi i valori e le virtù oppure sei per un progressismo? Andate a cagare tutti. Questa qui è la religione gnostica, che c'è imposta oggi, di natura binaria manichea, che si sviluppa attraverso le forme tecnologiche degli algoritmi, cari, che sono binari.
Ma è un problema per noi, ma no, i battezzati hanno sempre attraversato di tutto, di più, stagioni storiche di finto successo. Non c'è mai stata il cristianesimo sulla terra, né? Non ci sarà mai, fino alla fine dei tempi, nelle beatitudini, perché quello lì, il cristianesimo, beati, poveri in spirito, beati, beati o di felici, eh? Ed è plurale, eh? Non dice beato, dice beati. Parla alle comunità, no, saremo in pellegrino, pellegrineremo, ma dobbiamo fare lo sforzo di metterlo al mondo, appunto, matrimonio, patrimonio, comunità, comunicazione, che è la radice della missione. Ma per tornare alla comunità, perché siamo comunità? Appunto, perché siamo persone e noi ci viviamo anche al plurale, Johnny Dotti. Johnny è il singolare, Dotti è il plurale. E no, certo, anche nel sangue io sono plurale, Non me lo sono dato da solo il cognome, non solo il nome, neanche il cognome è. Il battezzato va addirittura oltre, perché quel legame che viene con le generazioni arriva fino a sentirsi figli di Dio, Oh. È tutto lì nel cristianesimo. E siccome di Dio è sconosciuto, o al massimo possiamo dire che è amore, ce n'abbiamo, diciamo, di spazio, di comunità, per il plurale. Mi rubo ancora, ce la fate ancora, 10 minuti? No, dopo rompo troppo i marroni, non so benissimo. Già riceverò varie mail, lei bestemmia, no, io sono come Giobbe, soffro come un cane in questo periodo e mi dispiace ogni tanto dico le parolacce. Vi cito tutti i pezzi di Giobbe per giustificarmi. A parte che anche il Vangelo è pieno di robe pesanti, che poi nelle traduzioni, diciamo, letterarie italiane abbiamo edulcorato. La parola ipocriti ha detta ai farisei un po' più pesante in ebraico, ma non voglio prendere giustificazione. Ho problemi, ogni tanto mi devo sfogare, mi sfogo con voi. Voi siete compassionevoli, cioè, fate quel che potete. Ma no, ma infatti vi faccio fare un salto logico. Beh, allora, John? Allora, il primo messaggio è dire comunità oggi, è dire una cosa che ha a che fare con la felicità e con la morte. È una parola impegnativa, perché non è prevista dall'ordine sociale la comunità. Sono previste le immunità. Nel grande supermercato dei beni e dei servizi a tutti va bene che ci sono il gruppo, diciamo, degli anziani cattolici che fanno le loro quattro robe. Poi la Caritas fa risparmiare anche un po' lo Stato in assistenza, quindi ottimo. Nel grande supermercato dei beni e servizi ci sta dalla Rockstar a... come si chiama il mio amico che avete qua voi lì, a Don Ciotti, alle cooperative sociali, agli scout, al commercio solidale... Siamo una società dei beni e dei servizi, capite? Le due parole chiave del cristianesimo, bene e servizio, dovremmo essere il paradiso. E tutto viene trasformato in beni e servizi, tutto, qualsiasi cosa, cioè in negozium, produzione e consumo, tutto, tutto. Compreso il fatto, e devo ogni volta... pregare per non farlo. Allora, se io devo far pagare questa conferenza, come fanno molti miei amici battezzati famosi, ma sotto i 2500 euro, ma io non venivo, Vi è chiaro? Io conosco fior di teologi di sinistra, non faccio nomi, ma mi avete incazzato, fior di preti che non vanno sotto i 5000 euro. Il mercato è il mercato. No, voglio che capite la concretezza della vicenda. Riuscire a mantenere un punto di fratellanza reale senza negozium richiede una scelta mistica, va bene? Di fede. Se no, non lo fate. E avete tutte le giustificazioni, né? Ah, ma io dopo quei soldi li do ai poveri e poi dopo ma mi servono per i leprosi del Bangladesh. Ma va a cagare. Molti, parlavo con il mio amico, molti miei amici del terzo settore sono tutti finiti lì.
presidenti a vita a 4-5 mila euro tranquillamente, mentre gli altri guadagnano, se va bene, 6 o 700 euro pulendo il culo agli anziani. Ma vaffanculo, cazzo. Dispensabile, no? Potere, potere. Non c'è più autorità lì, c'è solo potere. Piccoli poteri, né? Diciamo, in un mondo capitalista, ma questi sono piccoli poteri, però da noi, noi siamo i buoni e noi non facciamo come i banchieri che sono cattivi. No, noi siamo buoni, ci accontentiamo di poco, ma siamo dentro la dottrina sociale della Chiesa, giusto? Cioè abbiamo anche il prete che viene a dire la messa una volta all'anno a tutta la cooperativa, l'associazione. Ma andate a cagare tutti quanti, andate a cagare. Andate a cagare. 5.000 anziani sono morti vicino a casa mia durante il Covid nelle case di riposo cattoliche, va bene? Tutti belli igienizzati. Ah, belli puliti, eh. Secondo le procedure ASL. Morti soli. Qualcuno ha trasgredito? Nessuno. Ah, ho fatto 4 vaccinazioni, ho una moglie medica, non voglio entrare nella menata vax e novax, che è come stai con l'Ucraina, stai con la Russia, stai con Hamas, che è ciò che ci ha imposto nel pensiero binario. Io sono trinitario, va bene? Non sono binario, mi dispiace. Una comunità si fonda su un pensiero, un'azione, un sentimento, una parola trinitaria. Non può fondarsi su una parola binaria, se no sei una immunità. Capite questo punto? Che cosa vuol dire, dice Capigio? Strano, un bergamasco, muratore contadino, dovresti essere più concreto. Ecco, ricordo che la parola concreto, poi vi farò degli esempi che cerco di fare. La parola concreto vuol dire concrescere, far crescere insieme le cose. E cos'è insieme per un battezzato? Intelletto, corpo e spirito. Le cose concrete per un battezzato sono quelle che contengono questi tre elementi della persona. Nella modernità lo spirito non è previsto, è vietato, o casomai si rubrica dentro, diciamo, di le tue preghiere alla Madonna, fatti le tue robe la sera, più o meno magiche, accendi le tue candele, fai cazzo che fai anche la processione, ma ti lasciano far tutto, che è quello che i miei amici conservatori poverini non capiscono, no? L'intelletto è ridotto soltanto a quantità, computazione, matematica. Tanto è vero che si dice che è vero ciò che è scientifico. Io contesto ampiamente questa affermazione. Io ho tanti amici scienziati a cui voglio bene, ma contesto gli scientisti. La scienza è un metodo di osservazione della realtà, non è l'osservazione della realtà. Ed è un metodo ermeneutico della realtà, non è la verità. Oggi quando dite scientifico, dite vero, Io contesto questa affermazione. Anche dal punto di vista filosofico, Ed epistemologico, se volete, possiamo discuterne. Ehi, ciao. Dove erano le mie case di riposo in quel momento lì, gestite dai cattolici? Dove erano? Nelle regole dell'ASL? Hanno saputo dire qualcosa di diverso? Qualcosa di beatitudine? Sul sentiero stretto della Trinità, stretto il sentiero che porta al regno, sarà sempre stretto. Ma dove erano gli insegnanti cattolici delle pastorali della scuola e dei giovani durante la pandemia? Dove erano? Quando la scuola è stato evidente, e per quello che la pandemia, così come la grande crisi economica finanziaria, così come la caduta delle Torri Gemelle, così come la guerra in Ucraina, così come adesso quel che succede, sono delle apocalissi, non nel senso di distruzione, sono delle rivelazioni del nostro ordine, perché portano immediatamente in superficie, come fa ogni apocalisse, chi siamo noi. E durante la pandemia abbiamo scoperto che la scuola è un dispositivo tecnico. Si sapeva anche prima, diciamo che lì è apparso evidente. Aprire e chiudere la scuola, l'avete sentito chissà quante volte. Riapriranno le scuole, richiuderanno le scuole. Riapriranno le scuole, richiuderanno. Cosa ha voluto dire? Aprire e chiudere, binario, secco, un edificio e aprire e chiudere un collegamento d'ADE. Fine. Beh, allora la scuola cos'è? È uno strumento tecnico, urbanistico, strutturale
è uno strumento, la scuola è tutta lì. Ah, poi noi convegni sulla comunità educante, sull'alleanza educativa, su, cazzo ci siamo, diciamo, quest'anno Don Milani, 100 anni Don Milani. Ed è bene. Chi durante la pandemia, quali sono le comunità parrocchiali, diocesane, familiari, che hanno fatto scuola a piedi coi bambini? Si poteva fare scuola camminando, ma perché no? C'è bisogno o di una struttura o di un collegamento DAD per fare la scuola? Se la scuola è comunità educante, alleanza educativa, ozium e non negozium, potrei citare, non faccio citazione. Chi ha messo al mondo in quel momento lì un approccio comunitario alla scuola? Chi si è interessato davvero dei ragazzi che adesso vivo? Guardate, cioè, è un disastro adesso, un disastro. Però chiaramente cosa c'è? La psicoterapia adesso, quindi la tecnica un'altra volta, li rimettiamo a posto con loro io. Si poteva fare scuola senza professori, con gli universitari che lo facevano, quelle delle superiori, quelle delle superiori, quelle delle medie, e quelle delle medie, quelle delle medie. Principio popolare educativo conosciuto da 4.000 anni, portato avanti ancora dagli scout. Ricordo quelli che fanno tanto così sulla scuola di Don Milani, che la scuola di Don Milani per metà stava in piedi così. Perché no? Perché la scuola la fanno i professori? Era un'occasione d'oro, d'oro. È durata addirittura 2 anni. Si poteva fare scuola aggiustando le panchine qua di Asti, pulendo le tombe dei morti. Perché ai ragazzi è stata negata un approccio sociale alla morte ed è stato tutto incluso solo dentro l'angoscia del nonno e della nonna che non riuscivi più a sentire? Perché siamo così bastardi, così diabolici, così separativi dalla realtà? La vita è drammatica, è un battezzato, lo sai, è sempre un dramma, un fantastico dramma, in alcuni momenti anche gioie pazzesche. Ah, ma in alcuni momenti, quando ti va giù nel buco del culo, dolore, soffri, ma non è superabile il dolore solo con una pasticca, bisogna attraversarlo il dolore. Erano momenti educativi clamorosi quelli lì. No, o l'edificio o il collegamento DAD, giusto? I pochi che hanno tentato, sapete che fine hanno fatto? Li hanno praticamente uccisi, perché davano fastidio agli altri. I miei diritti, i diritti. Guardate che un cristiano non crede ai diritti individuali, né? Crede ai diritti personali, che è un altro film. Nei diritti personali è inclusa l'obbligazione morale, quindi anche il dovere verso l'altro. Non c'è il diritto individuale assoluto, che è figlio del gnosticismo, del capitalismo. Bisogni individuali, diritti individuali, consumi individuali. È fatto il film. Consumi di ogni tipo, educativi, assistenziali, sanitari, religiosi. Potrei fare esempi significativi nel campo. Ecco, la comunità è quello spazio tra persone fragili, spazio e tempo tra persone fragili che riconoscono la propria esistenza nell'altro. Questa è la comunità. E che non possono vivere senza l'altro. In questo altro io comprendo anche Dio, La dico in termini poetici. È il luogo e il tempo in cui si fa esperienza dell'essere il tu di Dio e il tu dell'altro, non l'io di Dio e l'io dell'altro. Questa è la comunità. Ma questa è la famiglia, Se il Johnny sta fermo sull'arroccamento che è l'io della Monica, ma io la uccido mia moglie, una spacca coglioni, inimmaginabile. Ancora adesso, dopo 35 anni di matrimonio, non la capisco. Dico, tanto quando la guardo, dico, ma che cazzo è questa? Madonna, mia moglie. Ma anche quando guardo i miei figli, no, so che voi siete più bravi, per l'amor di Dio, vi lascio. Ma guardo i miei figli, no, ma cosa ho messo su qua? 25 anni di fatica e questa qui va in discoteca tutte le sere. Ma ti viene da farla fuori, Oppure io ho avuto figli suicidi, che è finita malissimo. Cosa fai lì? Cosa fai lì? Ho avuto figli di cui non so più niente.
sono stati a vivere con me 4-5 anni, non so. Ah, se tu ti senti l'io di questi qui? No. Per me il pellegrinaggio, tra l'altro, no, chi non perde la propria vita non la trova, esattamente quello che dall'io va al tu. L'essere il tu dell'altro, essere il tu di Dio. Ma la stessa cosa è essere il tu di una pianta. Questo giustifica le comunità energetiche, non le menate sulla sostenibilità di Controindustria. O dei miei amici di Harvard, a cui tengo anche lezioni ogni tanto. Ah, ecco, per capirvi, io mi faccio pagare da chi? Dai bastardi capitalisti. Queste robe che dico a voi, a me, a Londra, me le pagano anche 20.000 euro per una giornata. Capite come, che mondo di merda, eh? Perché non sanno più da che parte andare. Non sanno più da che parte andare. E tutta l'invenzione del marketing, durano il tempo, lo sharing, il cambio di valore, adesso c'è la sostenibilità. Ma nel frattempo chi li tiene i fondamentalisti arabi? Nel frattempo come fai con la demografia, che non ci sono più figli qua? Nel frattempo come fai con tutta sta massa che siamo noi di anziani, che avrà bisogno di assistenza? Perché c'è questa idea berlusconiana, no? Che trombi fino a 130 anni, che basta due cose, fa un bel cambio di... No, dopo i 70 è dura, lo sapete bene, su cazzi, a quattro pasticche, almeno un ricambio di anca, e poi dopo ti blocchi ogni tanto, già io a 60 ho dei momenti di stincamento. E no, invece noi, e no, ma anche qui, perché su cosa va l'ognosticismo su cui deve combattere? Che il valore della vita è vivere biologicamente il più a lungo possibile nel maggior comfort possibile. Questa è la salvezza dell'ognosticismo capitalista. Assolutamente, insisto, che è una vera religione, la più grande religione che c'è mai stata al mondo, perché ormai sottomette sotto di sé molte altre religioni, compresa la nostra. Ma anche il confucianesimo, anche l'induismo, buona parte di animismo, attraverso cosa? Le liturgie tecniche. E quindi è proprio perché è così impossibile, guardate, se la guardate dal punto di vista del vostro io, ma vi cagate sotto, non uscite più di casa. Se sentite invece, accettate la ferita del vostro io, la provocazione della realtà, e provate a dire, ma io sono anche un tu però, io sono anche un egli, eh. Io dico sempre ai miei studenti, partiamo dall'egli, calma, datemi del lei, poi arriveremo a tu, il tuo impegnativo, oh. Per il tu dai la morte, dai la vita, oh. C'è come i gatti, che ne puoi dare 7 o 8, cioè. Ma noi siamo anche plurali, no? Allora lì viene la riflessione su noi. A far che cosa? Cose semplici. Cose ordinarie. Non a produrre beni e servizi. E se vi servono beni e servizi, ve lo dice uno, Paolino, qualche migliaia di servizi, sì, asili nido, inserimento relativo carcerati, comunità per disabili, comunità per psichiatrici, comunità per tossici, assistenza domiciliare, e sportelli lavoro. Insomma, io credo, quindi ve lo dice un peccatore, ma sono 10 anni che io sono andato in grande crisi su questa cosa. Vi siete mai chiesti perché noi abbiamo un italiano su 6 che si interessa degli altri? Attraverso chiaramente delle organizzazioni, dei servizi, delle prestazioni, delle professionalizzazioni, delle specializzazioni. 5 milioni di volontari, cooperatori, Paolino, 500.000, non so quanti sono arrivati adesso. Aggiungici altri 200.000 educatori, aggiungici 1.300.000 insegnanti, aggiungici quasi 1 milione di sanitari, aggiungici tutti i terapisti. Avete capito? Oggi c'è la terapia dell'asino, la terapia del cane, la terapia dell'abbraccio, la terapia della pisciata contro il muro, certo, la questione è tecnica. Ogni problema, ogni domanda c'è una soluzione di natura tecnica. Ricordo che all'inizio della Bibbia da noi è ascolta Israele, non dammi la risposta. Non c'è scritto dammi la risposta. Il sistema binario non prevede domanda se non c'è risposta. Il sistema trinitario no. E un padre e una madre lo sanno, ci sono domande che ti porti dentro per sempre. Un marito e una moglie lo sanno benissimo. Una moglie resta per un marito spesso una domanda inevasa per lungo tempo.
reciproco, ma certo, ma per quello che regge il matrimonio, e per quello invece che non ci si sposa più, perché non ci si sposa più? Io lo chiedo ai miei ragazzi, perché sono alla ricerca della sicurezza e della certezza, capite? Che ci hanno infilato in un tunnel mortale. Dico, ma come la sicurezza e la certezza? E certo, prof, dobbiamo avere un lavoro sicuro, essere certi che i beni materiali sono sotto controllo, e poi soprattutto dobbiamo essere certi di lui e di lei. Dico, tre cose che non c'entrano un cazzo col matrimonio, che sono infilate nella testa in maniera... E col figlio uguale, eh? Ah, non puoi fare un figlio fino a quando è tutto, lo potrai mantenere. E se per caso una ragazzina fa un figlio a 18-20 anni, è uno scandalo. Mentre non è uno scandalo se uno sta in casa fino a 35 anni, è normale. Sotto il gonnone della mamma che lo ama così tanto. E gli fa anche la sua bella lasagna. E poi gli lava anche i panni, poverino. Psicopatici, Siamo noi, né, belli? La media è questa. Immaginate, vuol dire che siamo arrivati anche oltre i 40. L'altra sera in un racconto sempre in macelleria, una scenetta bellissima. La signora Maria ci avrà 75 anni. Macelleria islamica, perché mai da noi c'è solo. Anche a me non ha tenuto aperto, cazzo. Signora Maria alta così. Ah, la signora Maria è quella che va alle 7 a messa, del rosario, messa, gioco del lotto. Volete che parliamo del gioco d'azzardo? Ma a proposito di epifenomeno di provocazione alla realtà, la terza industria del paese, stiamo discutendo di una finanziaria di 24 miliardi. Sapete nel 2022 quanto è valso il gioco d'azzardo? 134 miliardi, cari, della signora Maria. Ah, però la chiamiamo ludopatia. Cazzo, giocano 25 milioni di italiani. Ludopatia. Certo, poi calciatori. Certo, poi calciatori. Andate in un qualsiasi tabaccheria, macelleria. Andate oggi, sono fermato all'autogrill. Vuole un caffè? Ah, ma ne do anche questo bel gratte Vinci. Ma vaffanculo, gli ho detto. Vaffanculo, mangiatelo. Ma poveretta, quella lì prenderà 600 euro se vende dei gratte Vinci, oltre a 50 euro. Capite che ordine sociale. Beati, chi ha fame e sete della... C'entra non è con la signora che mi dava il gratte Vinci. Perché la giustizia del mondo, non la giustizia a casa tua, cazzo. Ma la signora Maria, che c'ha il trittico, no? Messa, rosario, messa, gioco del mondo. Macelleria, incontra la Luigina, 82 anni, che invece è un po'... è mia tanto cattolica, proprio così. È la Maria che fa la Luigina, bella di convergenza. E ma, Luigina, 8 Gianni, lo esco in una. Ho visto il tuo Gianni con una donna. L'ho visto con una. Una sarebbe un riduttivo di donna, non me ne voglio le donne, ma basta per una donna. Lo visco lui sarebbe stato un maschio, ma invece lei no, non poteva dire lo visco lui. Ma magari secondo me anche con un Gianni, ma vabbè. Alfa, se sei teso proprio con te. A stavolta, secondo me, sono proprio con te, stavolta ne ero molto buona. Vedi questa qui che è così. A un certo punto ordina il mitico... tunisino la carne, ma che casino, perché quando lei dice alal nella capesmia, alal vuol dire nella valle, vuole la carne alal, dice comunque nella valseriana, ma vabbè, siamo perdere queste cose bellissime dal punto di vista culturale che meriterebbero grandi approfondimenti. Dopo un po', quindi la Maria che gira, tette ma lui gira, ma 8 Gianni, 50, se da 59. Finisce, ed è esperiente la volta buona stavolta. Questo qui è un colloquio drammatico, capite? Drammatico, pienamente accettato socialmente. Se a Carrobio degli Angeli una ragazza di 18 anni sta incinta,
Scandalo. Non do, mi raccomando, nessun giudizio morale, nessuno. Voglio però che da battezzati riflettiamo. Allora, se è uno spazio e un tempo in cui la mia fragilità incontra la fragilità dell'altro, questa è la comunità. Non solo perché insieme ci possiamo aiutare, ma perché insieme esistiamo con gli altri. Perché insieme possiamo mettere al mondo la nostra vocazione, che risponda alle provocazioni e che quindi convoca e che quindi invoca, quindi prega, capite? Perché la preghiera è comunitaria nel cattolicesimo. Che non vuol dire che io non posso pregare nella mia stanza dove medito anche 2 o 3 ore al giorno insieme al mio amico buddista, ma non sono isolato quando faccio quel gesto lì, sono sempre con gli altri, come minimo col mio angelo custode che mi deve star lì attento perché io sono un po' pericoloso. Poi c'è sempre mio padre, mia madre, ci sono i santi, San Giuseppe, ma l'invisibile non mi toglie la responsabilità del visibile. Io credo in un Dio incarnato, ed esattamente in questo tempo paradossale, che però è il nostro tempo, che va benedetto, esiste la comunità, esiste la messa al mondo della nostra esistenza, in questo tempo qua, che è il più bello, secondo un battezzato, che Dio poteva pensare per noi. Non c'era tempo più bello nel pensiero eterno di Dio che questo. Johnny lo mettiamo tra il 63, lo so, 2026, più messo stufo degli altri te, basta. No, io credo di aver vissuto anche tanto. E non cado nella follia che vivere biologicamente più a lungo è meglio. Guardavo l'altro giorno i quadri di Bruegel. Sapete quanti anni è morto Bruegel? Bruegel il vecchio. 44. La stessa età di Don Milani, 44. Un po' più vecchio di San Francesco, 42. Sapete Caravaggio quanti anni è morto? 39. Vado avanti. La lunghezza della vita biologica non determina la pienezza della vita, né tantomeno la felicità. Ma provate a dirlo voi fuori di qua. Quando io vado in ambulatorio di mia madre, sempre con quelle che escono da messa, insieme ai migranti, si presentano con dei fogli così, di analisi da fare. Devo fare l'eco, devo fare questo qui, devo fare questo qui. Dico, io vado ogni tanto, mia moglie si incazza, ma vado a fare un giro in un ambulatorio, osservo, no, mi piace tanto. Gli ambulatori sostanzialmente nelle mie parti sono anziani e immigrati. Belli sempre, cioè, poi sono gli aficionados, gli abbonati, diciamo i semestrali, quelli. Però c'hai un bel gruppo, 2005, c'hai un gruppo di 1000 stabili. Questa sciura si presenta sempre, lo dicono sempre, questa pubblicamente, così capite di cosa stiamo parlando. Da con questo fatto dico, ma sciura, ma lei ha fatto un conto di quanto costano queste cose qua? Ma sentite la televisione che bisogna fare il check-up annuale. Signor, guardi, siamo intorno ai 21-22 mila euro, signora. Ma le mie diritto, È sempre la signora della messa, del rosario, del lotto, perché non è il prototipo dell'anziano. Signora, ma come mai li fa? Gode fare, perché... Signora, di quanti anni ha? 82. 82. Dico, signora, guardi che lei deve prepararsi a morire. Io da fratello, da fratello, devo dire che questo qui fa. Come? Tutta sciura, lei tra un po' muore. Si è preparata. La sua anima è pronta. No, nessuno fa questo discorso. Dico, quindi, signora, guardi, rinunci in nome dei suoi nipoti o qualcuno di queste analisi.
non ci sono tutti i soldi per fare queste cose. Poi guardi, anche se tutte le analisi pronte, magari muore domani pomeriggio, ma che cazzo gli è? E se qualcosa non fa, non fa, lei passa ad andare a operarsi, ma no, non si opera, signora, si prepara a morire tranquilla. E no, 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 io voglio che capite bene, perché sta dentro di noi questa volontà di potenza, che non ha nulla a che fare con le beatitudini. Per me non ha nulla a che fare con l'umanità, per essere chiaro. Ora, c'è tutto un gruppo di americani, più di 200.000, con un business clamoroso dietro, perché è evidente che dietro ci sono dei business pazzeschi, dietro questo stimolo costante ai bisogni individuali, che è congelato nel deserto del Dakota, lo sapete voi, post-morte. La te, congelati nell'idrogeno. Andate a cercarlo, vi do anche qualche testo scientifico. La testa vale $70.000. Questa, quando dico religione gnostica, sono serio, Il corpo vale $200.000. Sapete, c'è un testamento che dice, bene, affidandomi alla società X, che è come se fosse le pompe funebri, diciamo, del moderno, oppure il San Pietro del moderno. È il paradiso quello lì, Certo, ognuno, ogni religione ha il suo paradiso. Resto in attesa della scoperta scientifica X che... no, certo, che sostituirà il mio cervello con questa piattaforma digitale. No. Chi c'ha tutto? No. Ma signora, secondo lei adesso con Meta cosa succederà? Che comincerà a fargliela far così da viva, con l'alter ego. Chiaro? Questa è una proiezione psicotica in termini psichiatrici. Ma... ah, ma lo facciamo sempre per gli altri, perché così uno sperimenta come fare l'operazione senza... ma perché magari il marketing è pazzesco. Io vivo, ma non sono contro la tecnologia, però dico che bisogna essere emancipati, Bisogna essere emancipati dalla tecnologia, ricordatevelo, Cioè, io sono avviato in macchina qua e so che ho fatto del male, ma devo riuscire anche a camminare almeno 8-9 ore al giorno, o in settimana, Se divento dipendente dalla mia macchina è un casino, Per me innanzitutto, poi per la mia famiglia, per la mia comunità, Quindi facendolo venire giù, per me ci sono delle azioni che riguardano l'educazione, che riguardano la cura, che riguardano l'abitazione e che riguardano il lavoro, che oggi possono proporre delle vere alternative al sistema, che non hanno la pretesa di cambiare il sistema. Perché noi facciamo ampiamente parte del sistema e abbiamo ampiamente contribuito a generarlo. Questo lo dico in particolare a noi cristiani, che abbiamo tutte le responsabilità di questo mondo, se ha questa forma. Semplicemente siamo passati dalla teocrazia all'ideologia alla tecnocrazia, ma il modello l'abbiamo inventato noi, cari, dopo l'impero romano. Quindi prendiamoci anche delle responsabilità filologiche determinanti. Ma allora, si possono fare cose, sì? Trasformando ciò che nell'esistenza oggi ci separa dagli altri, provando a trasformarlo in qualcosa che ci mette accanto agli altri. La mia proposta è molto semplice. Di fondo è questa qui. E immaginando... che non c'è un secondo della vita in cui non possiamo non essere generativi. Cioè non possiamo non mettere al mondo qualcosa. Per quello che questa cosa è importante, solo senza l'invisibile non vai da nessuna parte. Il meccanismo storico e dell'ordine sociale è troppo potente. Che non è un ancoraggio ideologico, però mi raccomando, di natura procedurale o di sicurezza intellettuale, è un ancoraggio di fede, di fiducia, di speranza, di amore, cioè le tre virtù teologali. E cosa vuol dire concretamente? Ve la dico così. Io credo che noi siamo di fronte ad alcune questioni demografiche, flussi migratori, crisi ecologiche, per cui bisogna provare a mettere al mondo degli altri paradigmi, che come sempre stato nella solda cristiana, sono inizialmente piccoli,
Ma non avresti avuto i francescani se non avevi San Francesco. Non avresti avuto i benedettini e il monachesimo se non avevi San Benedetto. Potrei andare avanti. Non avresti avuto gli ospedali se inizialmente non avresti avuto le misericordie. Non avresti, cioè, sapendo che abbiamo, diciamo, delle responsabilità di natura profetica. Faccio qualche piccolo esempio. Dove il riunire con l'altro è, diciamo, un'occasione di generatività. Lo citava adesso, una delle cose su cui ho impegnato in questo periodo, perché così vi parlo di cose che provo a fare, ma non volendo sponsorizzarle come marketing, rendendo testimonianza che vi dico parole non così. Io mi sono imbarcato in questa idea che la crisi edilizia, che vuol dire sostanzialmente il 30% del PIL italiano e 25-30% delle forme di risparmio delle famiglie italiane, non è superabile se non si cambia l'immaginario dell'abitare. E l'immaginario dell'abitare è una possibilità oggi per ricongiungere il rapporto tra generazioni. Allora, ad esempio, non sto andando sulla strada del student housing, senior housing, housing sociale, che è la segmentazione verticalizzata dei prodotti di beni e servizi, ma sto andando su forme che io chiamo abitare generativo di natura orizzontale, che recuperano sostanzialmente la nostra tradizione, questo paese, le cascine che c'erano qui, le case di ringhiera, cioè, e cos'era l'abitare? Innanzitutto veniva prima del costruire, nell'immaginario. Abitare viene prima di costruire e venne ad abitare in mezzo a noi. Non si fece la capanna e poi arrivò. Chiaro? No, ma ve la dico come sfida anche ecologica ed ecosofica questa. Abitare, forme dell'abitare che rimettono insieme, ad esempio, famiglie anziane con famiglie giovani, che non lasciano da soli gli studenti. In alcune zone io metto insieme case di anziani con appartamenti grandi e sono da soli con due o tre studenti. Le regole... sia ben chiaro, il filo è quello della trasgressione, consapevole, chiaro? No, trasgressione adolescenziale, cioè, come dire, controdipendente, allora se te la faccio vedere io ti rubo la marmellata, no, si sa molto bene, per chi crede che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, e siamo in una fase in cui invece purtroppo tutto è conformato ad una sabato come forma sociale, Ad esempio, sto facendo delle operazioni significative, da 15, 10, 20 milioni di euro. Sono povero, non c'è un cazzo. Dove si mettono insieme 20, 30, 40, 50 famiglie, che però non hanno il solo loro appartamento. Appartamento, apartheid, separazione. Così come i miei amici sinistri, i cattolici, hanno fatto le marce contro l'apartheid, io vorrei che facessero anche un po' di marce contro gli appartamenti. Ricordo che i femminicidi avvengono praticamente tutti negli appartamenti e che una famiglia, in particolare una famiglia cristiana, non può vivere in un appartamento, né tantomeno in un alloggio. La parola alloggio veniva utilizzata fino alla fine dell'Ottocento solo per gli asini, i cavalli e i soldati. Noi abbiamo accettato di stare nel mercato degli alloggi. E addirittura l'ente pubblico ha fatto suo il nome e c'ha le liste per gli alloggi nelle case popolari. L'uomo è fatto per stare in una casa. E una casa è contemporaneamente sempre un nido e un nodo. Non è solo il nido dove mi rifugio da 35 anni finché aspetto l'anima gemella precisa che si incastrerà col mio pezzo di mela. Certo è il posto dell'intimità, ma è anche il posto fatto di porte e finestre dove incontro gli altri. Siamo andati da tutt'altra parte noi. Il vicino un tempo era quello da cui andavate a chiedere lo zucchero. A volte vi faceva anche la puntura la signora Maria. Oggi per fare una puntura, cazzo, bisogna avere 8 lauree. Un tempo bastava una mela e una buona mira. 2-3 prove e poi andavi.
No, vi invito, rimettete al mondo la signora Maria. Rimettete al mondo il vicino a cui lasciate i figli ogni tanto. E prendetevi in casa i figli degli altri. Vado avanti. Fino a immaginare di riqualificare tutti sti cazzi di robe che ha la diocesi, che hanno gli ordini religiosi, che cadono nel nulla cosmico, mentre tutto muore e morirà. E morirà. Nei prossimi 20 anni più del 60% degli ordini religiosi presenti in Italia non ci sarà più, chiaro? E adesso gli pompano dentro i filippini, i senegalesi. Sì, vabbè, quanto dura. E allora svegliatevi, andate a rompere i coglioni al vescovo, al parco. È pieno di canoniche vuote. Fate uscire i ragazzi di casa a 15 anni. Ecco, cosa lo collego? Io ad esempio questo ho cominciato a collegarlo ai sacramenti. Non fate fare la comunione ai bambini se l'anno prima non sono sempre andati a piedi a scuola. No, non puoi mangiare il corpo di Cristo se non sai cos'è il tuo corpo, non sai cos'è il corpo. Il corpo umano si esperisce da piccoli attraverso il camminare. Prima attraverso le carezze della mamma e il fatto che il papà ti dà la mano. Ma il tuo diventare corpo passa attraverso il fatto che l'uomo è viator. Vi devo citare quante volte nel Vangelo c'è la strada? E cosa vuol dire la strada? Addirittura io sono la via. Ma cosa capisce uno che gli fa come... Io sono telepass. L'autostrada. Ma cosa cazzo capisce? La mamma che c'ha l'idea dei tir che ti tirano sotto la strada. No, rimettete i vostri bambini per strada. Ah, vi cagate subito sotto. No, non lo so bene. Avete bisogno della comunità per farlo. È pieno di anziani che non fanno un cazzo. Smettete di portare i bambini a scuola a piedi, va bene? Basta! A scuola in macchina, scusate. Basta, perché io non ne posso più di vedere queste mamme. Assurde. Anche nella loro vita psichica, eh. Che cominciano a dire, oh, tutto il giorno lo porto di qua, lo porto di là, ma che se lo porti a fare? Un bambino di 7 anni può fare 7 chilometri a piedi che gli fa solo che bene, va bene? Gli fa proprio bene. E lì si porrà il problema dello zaino troppo pesante, bene, allora contesterete lo zaino e tutti insieme dite che cazzo gli date 8 kg di libri. I libri sono insieme, stanno a scuola e si portano a casa solo cosa degli appunti e basta. Voglio che capire cose semplici. Ah, ma cambiano il mondo, eh. È l'azione ecologica che i cristiani possono fare di maniera più semplice e più rivoluzionaria che c'è in Italia. La maggior parte degli incidenti avviene portando i bambini a scuola a 30 all'ora, perché le scuse sono sicurezza e velocità, i due grandi mantra del capitalismo tecnognostico. Sicurezza. Velocità, ora che tu hai liberato la macchina dal motorino di tuo marito che come al solito l'ha messo storto e poi dalla bici dell'altro, tuo figlio è andato avanti e indietro 3 volte da scuola a piedi. Al pomeriggio però in macchina lo portiamo a psicomotricità, giusto? Anche a logopedia. Ho guardato i dati e voi sapete in Piemonte più del 26% dei bambini alle scuole primarie è certificato. Già non ci sono e sono pochi, un terzo è rincoglionito. E com'è che funziona il grande sistema tecnognostico? Ah, che si trova lo specialista? Certo, e poi deve avere la certificazione giusta, con tutti questi nomi, giusto? DAMS, DUMS, PAPS, GOTS, RATS, MATS, e poi c'è il PEI, il PEC, il PUC, il PAM, il PUZ, e la Madonna. Ma dove sono i cristiani? Ah, l'infanzia. Che cazzo di infanzia? Cioè gli abbandoni la scuola che è diventato un sistema tecnico e basta. Lasciate perdere prima di mettere in discussione dentro. Cominciate a mettere in discussione qua. Andare e tornare da scuola. Torni ad essere una avventura. Volete che vi cito Socrate? Gesù Cristo? Buddha? Lao Tse? San Francesco? San Domenico? Vado avanti. A fior di educatori, al ghia mia edificio.
Poi Asti siete quattro capre, due cavalli, cioè, non è che se siamo periferia di Roma, c'è una minchia qua, cioè. No, no, ma questa è una scelta di comunità. E non cominciate a chiamarlo Piedibus, Partibus, Canzibus, inquadrarlo dentro. No, no. Tra l'altro, guardate che è l'unica forma vera di integrazione dei migranti, né che sono gli unici che vanno a piedi, con le mamme. Ed è l'unico momento in cui potete parlare con le mamme islamiche e induiste. E farvi un'idea di una ricetta. Non inquadratelo immediatamente in un servizio, chiaro? Fate l'esperienza, prendetevi la responsabilità reciproca. Aggiungo, benissimo, abbastanza concreto. Sempre durante la comunione, quello che succede prima di fare la comunione, non per meritarsela, ma per arrivare ad avere il compimento del simbolo che vivi, in quell'anno lì i vostri figli vanno una volta alla settimana a dormire in casa degli altri e voi ospitate una volta alla settimana altri bambini nella vostra casa. Non puoi ospitare Gesù nel tuo cuore, come dicono i miei amici tradizionalisti, e non sapere che cazzo è l'ospitalità, né in passivo né in attivo. Ah, qui comincia, è celiaco, l'assicurazione, e poi non mi fido un po' quello lì, come un po' un pederasta, e poi ho, e c'ha le scale. Paura, paura, paura. Anche come nel primo caso andare a piedi, paura. Il Vangelo sostanzialmente si poteva intitolare Non avere paura. Lo dice almeno 60 volte Gesù nel Vangelo, non avere paura. Lo dicono gli angeli ai pastori, non abbiate paura. Lo dice Gesù alla Maddalena dopo la risurrezione, non avere paura. Non abbiate paura della vostra fragilità. E del mondo. L'unica cosa certa per un credente è l'amore di Dio e la propria morte. Il resto è incerto. Posso dire benedettamente incerto. Io voglio avere ancora qualche chance con mia moglie. Se l'avessi già incastrata in quello che ho vissuto in 35 anni, che tristezza. Voglio che l'amore continui, di me succederà ancora qualcosa. Capite? Succederà ancora qualcosa. Il bello deve ancora venire. Dio mio, dammi occhi per vederlo. Non farlo succedere, quello fa succedere tutti i giorni. Ma dammi gli occhi per vederlo. Aiutami, aiutami tu a vederlo. Vado avanti, la cresima. Perché per me c'è un problema enorme nei sacramenti, enorme. Che è l'esperienza del sacramento della libertà, Spirito Santo. Libertà, Spirito Santo è la libertà. Adesso non vi faccio io, cioè lui, fatemi spiegare, cioè. E no, ma anche sulle cose base abbiamo proprio perso tanto. Ora, ma capite che voi, dalle mie parti è così, la cresima è il sacramento dove uno viene certificato all'introduzione del mondo digitale, con il cellulare. Questa è l'esperienza reale che fa un cresimando a Bergamo. Passa dall'usare col fratellino, il fratello più grande o la mamma, cioè avere il suo cellulare. Ora, ripeto, va bene, ma noi in parte ci mettiamo qualche altra esperienza. Che non sia, mi raccomando, il catechismo in un'aula in cui gli spiegate chi è lo Spirito Santo. Ma lasciate perdere, anche qui il catechismo. Così non va bene, capito? Non va bene. Basta. La brutta fotocopia della scuola, che è già brutta in sé. C'è questi qui dietro i banchi a prendere gli appunti su Dio, ma dai, che cazzo è? San Giuseppe portava Gesù con sé e Gesù racconta le parabole perché ha imparato alcune cose stando col papà quando viveva la vita. Bisogna far vivere la vita per fare il catechismo, se no non è la razionalizzazione di un'astrazione.
Allora, ci avete qualche oratorio abbandonato, qualche canonica abbandonata, qualche casa di preti abbandonata? Bene. Allora, i cresimandi che vengono allenati alla libertà vivono almeno un mese da soli senza la mamma squalo nell'oratorio abbandonato. E la mamma squalo li vede solo una volta a settimana, rapidamente, senza rompere i coglioni, non ha contatti WhatsApp. Un adulto della comunità si incarica di verificare ogni tanto come va, ma devono vivere il senso del passaggio. Il passaggio nella nostra tradizione è fondamentale. L'uscita dall'Egitto. Pare che è un passaggio drammatico, eh? E anche il morte, il sangue. Passaggio del Mar Nero, vado avanti. C'è del Mar Rosso, cioè, ma è tutto un passaggio, eh? I ragazzi non vivono più nessun passaggio, eh? E l'idea della libertà è libertà di consumare e basta. Libertà di scegliere, intesa come libertà di consumare. La libertà di un credente è la libertà di essere ciò che sei chiamato ad essere. Non è di scegliere tra 100 dentifrici, 22 auto, 44 vacanze, ma di portare al mondo te stesso, è quella lì la tua libertà. Appunto, è una vocazione la libertà. Ma servono esperienze. Seconda che vi suggerisco, fateli lavorare prima della cresima. Madonna, che si scatena generalmente. Allora tu fai lavorare i minori? Sì, la risposta è sì. Ho fatto diverse imprese con i minorenni, tutte abusive. E le farò ancora. Perché io penso che sia un grave errore quello che abbiamo fatto negli anni 70 di separare totalmente l'apprendimento scolastico da quello lavorativo. Mia colpa, mia grandissima. Cosa dici? Ah, ma allora rifai la formazione? No! Tu appena hai la maturità sessuale, che oggi è variamente tra gli 11 e i 13 anni, ricordo che sono in grado di fare un figlio, dal punto di vista biologico, cari. Vanno educati alla responsabilità della vita, che è una cosa molto concreta, Guardo l'età. Quelli, diciamo, dai 50 in su mi capiscono bene. Un tempo il popolo aveva la sua forma educativa molto raffinata e tra l'altro che si ricorda Don Milani, ricordo che i ragazzi di Don Milani lavoravano tutti, tutti, anzi li mandava a lavorare anche all'estero, in Germania, in Inghilterra, e se dovevano far sulla strada per arrivare a Barbiana, te la facevano con i picche pala, Ciao. Ricordo che l'inizio degli oratori è lavoro, Quello di San Filippo Neri aveva due tipi di lavoro, perché ci metto anche l'arte nel lavoro. Era servire i pellegrini, chiaro? Fasso de mangiare e la mensa, quello lì era l'oratorio. Oggi si fa l'oratorio di Bach, l'oratorio di Mozart. La forma oratoriana è stata inventata da San Filippo Neri. Gli oratori, che cazzo si inventa? I vostri oratori? Giocare a calcio balilla? Campo sintetico? Trovare le squadre per coprire l'investimento dei LED del campo sintetico? Vendete ancora ciulingole gasose e caramelle di merda? Cioè fate la serie B del consumo? Ah, però l'oratorio! Ma che vuol dire? L'oratorio si lavora. Cosa si fa? Ci si rende utili. Si trasformano i propri desideri in responsabilità. Vuoi fare il cantante e vuoi suonare, ma devi comprarti la chitarra. Per comprarla servono 300-400 euro. Te li dà la nonna? No, lavori. Cosa facciamo? Ci inventiamo qualcosa. Io faccio di tutto. Da coltivare angurie nella bassa mantovana, organizzare feste con italo-pakistani nella zona di Milano, che poi vendiamo gli abusivi, chiaramente, perché HCCP, HDDD, ma si possono inventare dei modi, abbiamo scaltri, mi raccomando, puri e scaltri, no, prima scaltri, poi puri, né, come fanno con la maggior parte dei cattolici nella politica, no, prima puri, poi scaltri,
O distribuisco i farmaci agli anziani in alcuni paesi di montagna e andiamo a fargli la spesa. Vado avanti. Bellissimo. E facciamo 30% reddito, 30% risparmio per quando andranno all'università o quando gli serviranno. Quindi diventano il capitale dell'impresa dal punto di vista del meccanismo e 30% per i poveri. I ragazzi il dono non sanno più cos'è, ma il dono senza il sacrificio che lo precede non esiste. Schiacciare un tasto e dare 5 euro alle balene dell'Arkansas con i soldi della nonna non è donare, è una cazzata. Il dono è possibile se lo si è espropriazione di sé, se no non è dono. Ah, ma succedono cose bellissime e fanno andare il cervello in una maniera eccezionale. Tra l'altro i ragazzini oggi sono molto più intelligenti di noi, però non sono mai messi nelle condizioni di incontrare la realtà. A me interessa di quella cosa lì incontrare la realtà. Il lavoro è l'incontro del proprio corpo, del proprio intelletto, del proprio spirito con la realtà. Soprattutto quelli che fanno il classico, né? Lo scientifico. Non sto pensando agli sfigati come al solito, perché queste cose chi li fa? Gli sfigati. Quelli che falliscono in tutto, allora gli facciamo un laboratorio, lì all'oratorio, fa finta di fare falegnami, fa quelle robe, due formine, no. Insomma, io credo che ci sono moltissimi spazi e si possono, e qui concludo, costruire molte alleanze. Non credo un'alleanza soltanto in termini di persone fisiche, sono contento che prima ha parlato un imprenditore. Credo anche alleanza tra generazioni. In alcune zone è evidente che se tu hai dei distretti di impresa hai bisogno di, ad esempio sul versante dei giovani, di avere dei giovani non solo che sanno professionalmente quella casa, ma sono persone, cioè sanno reggere il cambiamento, sanno reggere, contribuiscono con un'idea all'azienda. Cioè, credo che ci capiamo. Oggi non è un problema soltanto, diciamo, di skillare le specialità, no? Ma di avere gli skill base delle persone, la tenuta delle persone, l'intelligenza della persona, lo spirito della persona. E l'altra cosa, insisto, le alleanze che rimettano in circolo, ad esempio, molti del terzo settore che oggi si sono persi dentro la produzione di beni e servizi. Hanno un gran bisogno di senso le realtà del terzo settore, lo sta perdendo tutto. Forse le realtà religiose, forse, mantengono ancora un po' di senso, perché è chiaro che siamo spinti sempre a funzionare, ma mai ad attribuire un senso alle cose. Ma l'uomo senza il senso delle cose non può vivere. Ricordo sempre che Auschwitz funzionava benissimo. C'era anche l'economia circolare, dall'ebreo alla saponetta ad Auschwitz, e si aspettavano ancora un po', avrebbero fatto anche i pannelli particolati per i fumi di sicuro. Ecco, stiamo molto attenti che il problema non è semplicemente funzionare o fare delle cose funzionanti, ma fare cose che hanno un senso, cioè hanno a che fare con la beatitudine. Ho finito, sono stato lunghissimo, ma punto virgola. Grazie. Allora, qualche spazio per reagire, sì. Ce l'abbiamo ancora, anche perché ci hanno insultati un po' di volte, quindi forse ci rispondiamo. Ottimo. Però, ma non temete il conflitto, però non c'è la pace senza il conflitto. E quando vi dicono in televisione il conflitto, no, quella lì è la guerra. Il conflitto appartiene al rapporto con l'altro, questa è l'interpretazione della parola di Gesù. Il conflitto in un matrimonio è necessario, si chiama litigare. Il problema è saper litigare. Il conflitto tra due persone che hanno idee diverse è necessario, ma si chiama dialogare. Cioè, l'altro è fastidioso, non ce n'è, l'altro non è l'identico. Quindi il conflitto non è una cosa cattiva. Il problema è attraversare senza violenza il conflitto. E questo richiede la benedizione dell'altro. Quindi pensate che con le parole, il conflitto islamico-palestinese, no, quella lì è una guerra. Il conflitto Ucraina-Russia, no, quella lì è una guerra. Ah, piccolo suggerimento, mettete insieme le badanti ucraine, che sono tutte ortodosse, della vostra diocesi, e fate una giornata con loro, e fatevi raccontare da loro che cosa succede. Scoprirete che sono quasi tutte ortodosse,
secondo la liturgia russa, e che parlano russo, perché il parlare normale ucraino è russo. E allora scoprirete che è un po' più complicato il film, e non indiani cowboy, come viene insegnato oggi. Ma fatelo con quelle che puliscono il culo ai vostri genitori, ai vostri nonni. Ce l'avete in casa, la pace. Allora, è bello avere un momento per i confronti, però siccome adesso io dico io, ma non so, io farei 5 minuti esatti di stop, perché magari qualcuno ha bisogno di servizi sotto, andando a questo così. Poi, se volete, sotto c'è anche un caffè, insomma, che si può prendere, poi vedrete sotto che sta preparando l'aperitivo. Sì, non vi lasciamo entrare dall'aperitivo, voi concentratevi se volete sul caffè, ma 5 minuti perché poi io ricomincio. Quindi, bene, bevo un caffè. Bisogna però scendere sotto, se invece qualcuno vuole stare qui, sta qui, insomma, così. Sì,
Grazie.
Nel senso che so che qualcuno poi sono diventato bastardo, questo c'è anche il cardinale che fa la prefazione. Ah, io sono bastardo quello che dava la no sarà io pezzo di quelle legnate, quindi un po' di scaltrezza, no, dico che un po' di scaltrezza ci vuole nella vita. Ah, non, io non sono masochista, eh. È dei Giuseppini, è Moriarty, è un prete. Hai già fatto un libro con lui? Sì, comunque solo in fondo, dopo l'intervento. No. Dai! Allora, pronti? Tutti? E
poi diciamo due parole conclusive che dobbiamo rilanciare, ma prima delle due parole conclusive. Arrivederci, signora, grazie, buona domenica. Eh già, il nostro ingegnere. Bene. Allora, facciamo così, non so se c'è qualcuno. Forse sì. Se qualcuno, io vi passo anche un microfono adesso, se qualcuno vuole reagire alle cose che ha sentito, sono tante, quindi, però, o approfondire qualche aspetto, se parlate nel microfono magari resta anche registrato, sente chi è lì connesso. Ottimo. Qualcuno che non poteva venire lo parlerà anche in sì, c'è sì, anche perché si poteva vedere il nostro sito. Va bene, ok. Allora. Sì, con calma, senza. No, a volte sarebbe così bello se fossimo capaci di stare in silenzio tanto tempo. Sarebbe così bello. Dite anche il nome per cortesia, così. Io sono Carlo. In chiusura della. Ci hai dato qualche suggerimento, hai dato qualche indicazione, qualche esempio. Forse non l'ho colto io. In ambito. Siccome abbiamo quattro tavoli, giovani, anziani, comunità energetica, beni culturali. Se ci potete dare qualche spunto anche sui temi che magari abbiamo studiato, per tipo. Gli anziani la sanità, qualcosa di giovani, hai dato degli esempi lampanti, chiarissimi, okay. Magari sulla sanità qualcosa che magari sì. Qualche accenno l'hai già fatto, invece su beni culturali e comunità energetica, magari quello, se c'è qualche indicazione, sì. E non ci smontare subito anche la comunità energetica, no. Però magari c'è qualcosa di positivo. No. Ma già il fatto che siete qui sabato mattina, so bene il sacrificio che costa nella vita attuale. Può ascoltare un idiota come me. Cioè che perdete tempo, perdere tempo oggi è già una trasgressione pazzesca. Penso che dovremmo perdere la vita, non siamo capaci anche di perdere tempo. No, ho apprezzato molto. Mi dici il nome, scusate, così aiutate me. Mi è piaciuta molto la definizione di comunità come definita come quando la mia fragilità incontra quella dell'altro, che è un po' un inno all'umiltà, che se noi vogliamo fare qualcosa di buono dobbiamo prima metterci in discussione e qui sentire degli esperti come lei che si hanno aperto un po' la testa, le idee nuove, si fa consapevoli delle nostre schiavitù, ecco. I nostri condizionamenti, quindi la ringrazio per una cosa. Grazie a te, Renato. Facciamo due o tre così. Un altro, ed io, posso fare una cosa più personale? Visto che non personale per me, io mi chiamo Luca. La casa, diciamo così, è tante cose, e anche hai accennato, tra le altre cose, anche certamente il luogo dell'intimità. La dico malamente, ma i tuoi figli come l'hanno vissuta questa cosa della sta casa che a un certo punto sembra un porto di mare, non so essere così, ma Roberta,
Hai accennato a essere generativi, cioè mettere a punto qualcosa, citando cose semplici, cose ordinarie, nuovi beni e servizi. Proprio nella sua vita mi ha incuriosito molto questa, così diversa dalla nostra, perché comunque la nostra, la mia, è perlomeno riformata per adesso. Mi confronti dei bambini. E dall'altra parte mi sento allevata per il tume che ci circonda e che ci vuole tutti belli, così, così, piatti e deserto. Basta. Grazie Antonella. Che io, onesta intelligente, andate a Roma, ma bisogna sentire anche che scottano alcune cose, eh. Che dà un fastidio, che non ci tengono nel comfort, se no il gioco del comfort è il gioco del comfort. Guardate chi è molto seduttivo, eh. Io parlo per me, la tua Maria. Confrontandosi. E io sono un do milaniano, quindi secondo me la rimandi. No.